Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. In apertura del nostro notiziario la cronaca. C'è un'importante svolta nella vicenda accaduta nella notte in un condominio di via Rampa Cavalcavia a Mestre. Nella violenta lite in cui uno degli uomini coinvolti è morto, si sarebbe trattato di omicidio, accusa con la quale due cugini residenti nel palazzo sono stati arrestati. Inizialmente, secondo la versione fornita dai cugini stessi, sembrava che la morte dell'uomo fosse avvenuta durante un tentato furto. Dalle indagini successive pare però che l'uomo in realtà sia stato seguito fin dentro l'ascensore e malmenato. La polizia ora sta continuando le indagini per ricostruire la vicenda nei dettagli. Ancora cronaca. Ennesimo incidente questa mattina, giovedì 10 agosto, poco prima delle 9:30, lungo l'autostrada 4, nel famigerato tratto tra Cesalto e Sanstino in direzione Trieste. Due vetture si sono scontrate nell'impatto, sono rimaste ferite due persone, entrambe in maniera non grave. Pesanti però le ripercussioni sul traffico autostradale, tant'è che Autostrade Alto Adriatico ha dovuto attivare il bypass virtuale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco, la polizia stradale, il personale della concessionaria e i mezzi di soccorso meccanico. La città metropolitana di Venezia sta realizzando una serie di interventi di manutenzione straordinaria per migliorare la sicurezza e consentire il miglioramento del livello di servizio della rete delle strade provinciali di competenza. Gli interventi vanno dal ripristino del manto stradale e della segnaletica ai risanamenti profondi del pacchetto stradale ed installazione di paracarri. L'intervento complessivo coinvolge tutti i comuni metropolitani e l'investimento è di 3.368.000 euro. Tutti i dettagli nel nostro sito notizieplus.it. Cambiamo argomento. Il gruppo Granchio, che sta per Gruppo Astronomia Nova Chioggia, organizza per domani, venerdì 11 agosto, a Sottomarina, dalle ore 21:30, una serata dedicata all'osservazione del cielo in piazza Todaro, che vede il patrocinio del comune di Chioggia. In caso di maltempo, la serata sarà spostata al giorno successivo, sabato 12 agosto. Intanto è stata emessa un'ordinanza per l'istituzione del divieto di sosta e transito veicolare nell'area appunto di Piazza Todaro nella fascia oraria dalle ore 21 alle ore 24. Era questa la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni, il legno su misura a casa tua.